Ciao a tutte ragazze, nel video di oggi voglio parlarvi dei most player del periodo, quindi avrete già capito sicuramente essere appunto il video in collaborazione mensile con Eleonora Manni, alla quale mando un mega bacione. Peraltro mi sa che il mese scorso ho saltato l'appuntamento, scusatemi, ma veramente avevo tantissime cose da fare, fra lavoro, ferie eccetera, non sono riuscita a conciliare il tutto, di conseguenza ho raggruppato un pochino di prodotti utilizzati appunto in questi 2 mesi per parlarvene oggi. Allora, il primo prodotto di cui vi parlo, che è assolutamente un must play, devo dire abbastanza rodato nel tempo, è la Magica CC per capelli. Io ho la tonalità castano cioccolato. Questa mi piace perché innanzitutto, avendo fatto, e lo sapete, un po' di chatouche sulle punte ormai svariati mesi fa, avendo preso comunque un po' di sole tendenzialmente quest'estate, i miei capelli, le mie punte si sono molto molto schiarite, per cui io la trovo perfetta per andare a ritonalizzare un pochino i capelli, quindi ad evitare quell'effetto di stacco fra un colore e l'altro. E oltretutto mi piace tanto perché comunque è molto molto morbida, ha un buon profumo, ha una consistenza davvero piacevole proprio per quanto riguarda la stesura, e mi piace anche tanto il fatto che districhi molto molto bene i capelli. Io, avendo capelli lunghi, sapete, ho bisogno sempre di una maschera o di un balsamo bello corposo, e questa fa proprio al caso mio. In linea di massima con 150 ml riesco a fare dalle 4 alle 6 applicazioni, dipende se vado ad utilizzarla solo sulle lunghezze o se voglio andare a tonalizzare anche la parte insomma della ricrescita. Però è un prodotto davvero valido e si trova in profumeria per attorno ai 10-11 euro come prezzo. Poi un prodotto che ho scoperto relativamente da poco, ma che davvero assolutamente è fantastico e davvero non mi sono per nulla pentita dell'acquisto, è il Dr. Scholl, questo qui, i piedi perfetti. È in sostanza questa sorta di aggeggio qui per i piedi, dotato di una testina che appunto è mobile, quindi una volta acceso ruota, gira, e avendo questa sorta di parte abrasiva va ad aiutarvi nel contrastare calli, duroni e tutte quelle diciamo brutte cose che purtroppo ogni tanto i nostri piedi ogni tanto soffrono. Io lo utilizzo una volta barra due a settimana, soprattutto nel primo periodo dove avevo veramente dei calli enormi, esagerati, perché appunto portando tacchi spesso, mi piace portare tacchi spesso anche comunque al lavoro ogni tanto, chiaramente questi problemi ci sono. Con questo ho risolto già nel giro di una settimana, di due appunto trattamenti, e sto ora procedendo con il farlo una volta alla settimana per insomma non esagerare. Devo dire che rende i piedi morbidissimi, davvero leva tutti i calli, duroni eccetera, e a me è veramente un prodotto che è piaciuto tanto. L'ho trovato in saldo a 29,90 da Tigotà, non so per quale strano arcano motivo, una volta in cassa la ragazza mi ha fatto ulteriori 5 euro di buono sconto, di conseguenza l'ho pagato, io penso, il prezzo più basso in assoluto che potessi pagarlo, 24,90 euro, che è veramente un prezzo assolutamente accessibile. Ecco, ogni tot mesi, ora non so dirvi quanto perché dipende chiaramente dalla frequenza con cui lo andate ad utilizzare, la testina andrebbe sostituita e costa attorno alle 14 euro. Io penso che su internet la si possa reperire anche a meno, però insomma non lo so perché non l'ho ancora cambiata. Ad ogni modo, se anche voi sapete insomma di svariate offerte, fatemi sapere. Poi, per il viso, ultimamente sto cercando di fare più maschere possibili, perché nell'ultimo periodo avevo un po' trascurato la mia pelle, non che non mi mettessi più creme, non la struccassi più a fondo, assolutamente, però per quanto riguarda trattamenti che prima magari andavo a fare proprio a scadenza fissa una barra due volte alla settimana, ho un po' lasciato correre, per cui ho ripreso in mano diciamo la mia routine, e di conseguenza ho esumato, mettiamola così, la Mint Julep Mask, questa qui di Queen Elaine, che come potete vedere è ormai meno che la metà, insomma. La voglio utilizzare innanzitutto perché è da quasi un anno che io ce l'ho, me l'aveva portata appunto dall'America a dicembre scorso la mia amica Daisy, per cui insomma non vorrei davvero andare troppo in là con la scadenza, per cui insomma conto davvero entro dicembre di riuscire a terminarlo. Ho ancora 2 mesi, facendolo un paio di volte a settimana, in teoria dovrei riuscirci. È una maschera diciamo ottima per chi ha una pelle comunque acneica piuttosto che particolarmente grassa, unta e problematica, perché essendo a base di argilla va veramente ad asciugarla molto molto bene. Io ho una pelle secca, però devo dire che comunque ultimamente ho dei brufoletti di troppo, per cui utilizzandola magari senza lasciarla seccare del tutto, solo per una decina di minuti, mi risolve tantissimo il problema e mi sta aiutando molto, per cui è davvero un ottimo prodotto. Poi
Un prodotto che sto utilizzando e che ormai sono agli sgoccioli è la base per unghie di Essie. Questa in particolare in realtà è il top coat, questo in particolare. La base è verde, è uguale a questa come confezione, verdina, però l'ho terminata, per cui la vedrete nei prodotti terminati. Ad ogni modo io li utilizzo in combo, mi è durato più il top coat rispetto alla base, probabilmente perché fra i due il top coat è quello che era già un pochino più, come consistenza più denso, mentre la base è molto molto liquida, molto molto volubile, di conseguenza probabilmente se ne spreca di più, ecco. Fra i due ho comunque preferito la base, perché si asciuga prima e perché non crea strato. Questo qui, dopo qualche mese dall'apertura, devo dire che pur essendo io quasi alla fine, lo trovo già un pochino troppo denso per i miei gusti. Fortunatamente le confezioni sono piccole, sono da 5 ml l'una, di conseguenza si riesce comunque a terminarle in un tempo abbastanza ridotto, ecco. Però come confezione, diciamo, maggiore a questa, io non acquisterei mai un full size, diciamo, questa è una mini taglia. E poi, sempre per le unghie, un trattamento di cui davvero ormai non posso più fare a meno, che mi piace un sacco, è questo qui di Astra, della linea Nail Care, ed è il trattamento sbiancante, il whitener. Mi piace un sacco, non ce l'ho oggi, lo metterò più tardi, perché insomma, prima di andare a lavoro, adesso ho qualche minuto libero. E mi piace un sacco proprio perché va a sbiancare le unghie, le rende belle, le rende quasi ad effetto tridimensionale e dà proprio un bel effetto, tant'è che, come potete vedere, anche qui è stra utilizzato. Fortunatamente questo non è ancora così denso da non essere più utilizzabile e per il prezzo che ha è assolutamente consigliato. Se non erro costa attorno alle 3 euro, 3,50 euro, cioè davvero un prezzo iper ragionevole. Poi un altro Moss Player che ho utilizzato tanto in quest'ultimo periodo è prettamente come diciamo olio idratante per mani e piedi, prettamente per i piedi o comunque per le mani la sera prima di andare a nanna, è questo qui, ovvero un pezzo di cuoricino olio solido di Lush. Non ricordo il nome in particolar modo, però è quello che sa di cioccolato bianco e cioccolato, e mi piace un sacco, soprattutto la profumazione, un pochino meno il fatto che sia così così untuoso, così di facile proprio, diciamo, scioglimento, non saprei come farmi capire in maniera più adeguata, da veramente andare a ungere e quindi non assorbirsi più. Per cui utilizzandolo la sera sulle mani e sui piedi riesco tranquillamente e anzi trovo che dia comunque una bella azione idratante. Per il giorno o come olio da massaggio assolutamente a me non piace proprio come effetto. C'è da dire che anche il Parole di Burro, che è un olio bello idratante in condizioni solide, non mi fa impazzire perché rimane troppo troppo veramente in superficie sulla mia pelle, però poi sono gusti, però questo devo dire che comunque come trattamento mani e piedi per la notte non è affatto male. Per i capelli stra consigliato, se lo trovate, ve ne ho già parlato tanto, il Macadamia Curling Oil Treatment, questo qui di Macadamia, che è veramente buono, al di là della profumazione molto davvero buona, ma comunque sia non troppo succhevole. Mi piace proprio l'effetto che dà alle punte, le va a rinvigorire da subito, li rende lucidi, morbidi, va quasi a richiudere le squame dei capelli aperte e è veramente un olio molto efficace. Peraltro ne basta pochissimo e anche una minima confezione da 10 ml come questa vi durerà secoli. Poi sto utilizzando tanto ultimamente una matita blu all'interno dell'occhio, perché le mie matite nere sono un po' così e così in questo momento, devo valutare per un acquisto, diciamo, decente di una buona matita nera che scriva bene anche all'interno dell'occhio. Se avete proposte qui sotto nei commenti, grazie. E sto utilizzando tanto questa qui di Collistar, che è la numero 4, ce l'ho anche oggi, che è un bellissimo blu che secondo me fa risaltare molto anche gli occhi chiari. Molto molto bella, bella morbida, scrive comunque bene, si sfuma altrettanto bene, per cui nulla da dire. Come blush, most played assolutamente questo qui di MAC, che è il Peach Twist. Mi piace un sacco per questo periodo, diciamo, quasi autunnale, proprio perché ha un colore molto caldo con una sorta di iridescenza che sulle gote, ce l'ho anche oggi, dona luminosità senza appesantire l'incarnato e trovo che stia particolarmente bene anche solo per dare un po' di colore alle gote. Fondotinta della situazione è l'Even Better di Clinique, questo qui.
e ha un fattore di protezione 15. Mi piace per quanto riguarda il packaging, mi piace per quanto riguarda il prodotto in sé per sé. Io lo applico con la spugnetta appunto che è all'interno della confezione. Non mi entusiasma la durata, in quanto dura mediamente una mezza giornata, cioè io arrivo a casa la sera dal lavoro dopo aver applicato questo prodotto che non ho praticamente quasi più nulla da struccare dal viso. Però per tutti i giorni, così perché ha problemi di pelle e non vuole qualcosa di troppo pesante, è comunque l'ideale perché rimane come coprenza medio-basso. Un gloss altrettanto carino è questo qui di Victoria's Secret che ho da poco, mi sa che tra l'altro non vi ho mostrato ancora in un video. E mi piace perché è un rosa baby. Devo dire che comunque non è troppo appiccicoso. Io non adoro i gloss, specialmente quelli troppo appiccicosi, però questo devo dire che mi piace abbastanza, soprattutto per l'iridescenza che ha all'interno. Come potete vedere, non è totalmente matte e va, secondo me, a creare un bel effetto 3D sulle labbra. Può risultare un pochino trash come colore, un pochino appariscente, però con un trucco magari abbastanza nude, e questo, secondo me, compensa il tutto. Rossetto strautilizzato, anche se non si direbbe, è comunque una new entry, è questo qui di MAC, che secondo me è un colore autunnale per eccellenza, e sto parlando del All Fired Up, che è un rosso, sì, però in realtà io dagli swatch che ho visto me l'aspettavo più acceso, ma in realtà non è poi così acceso, è un rosso abbastanza spento, secondo me ha qualcosa di mattonato al suo interno e qualcosa secondo me di, diciamo, di prugna. Mi piace comunque, devo dire che lo abbino anche facilmente a occhi abbastanza intensi, nonostante sia un colore comunque bello, bello pieno, e sicuramente me lo vedrete utilizzare tanto per il periodo appunto autunno-inverno. Come non parlarvi della Lorac Pro Palette, questo amore di palette che, di cui appunto cioè di cui sto beneficiando solo nell'ultimo periodo perché l'ho ricevuta da poco. Adoro, cioè adoro, adoro, adoro. È in assoluto diventata la mia palette preferita. Scrivenza da urlo, davvero come toccate la cialdina, scrive veramente un sacco. Colori veramente belli, gamma di colori pazzesca, sia matte che shimmer. Potete fare tantissimi trucchi. Avrei preferito magari ci fosse anche un blu all'interno delle tonalità, forse l'avrei messo al posto del grigio, ma semplicemente perché preferisco il blu al grigio ultimamente, però vado un po' a periodi. Ad ogni modo costa tanto, ma secondo me vale tanto. La pecca forse di questo prodotto è nel packaging, visto che rimangono un pochino tutte le ditate, però non si può davvero dire nulla. Compatta, occupa poco spazio, leggera, iperpigmentata, è davvero un prodotto da avere, secondo me. Se amate le palette, questa non può assolutamente mancare nella vostra collezione. E poi un altro fondotinta, anzi una BB cream che sto utilizzando in questo periodo, ce l'ho anche oggi, anche se non mi fa impazzire, ve l'ho detto, è la Magica BB di Collistar. Io ho la numero 2, che come potete vedere, nonostante qui la dicitura dica medio scura, va benissimo per un incarnato chiaro come il mio, perché come potete vedere non è affatto scura, soprattutto se ne mettete poca e la sfumate ben bene. Non mi fa impazzire la consistenza, nel senso che nonostante non la si percepisca poi sul viso, trovo che non vada a spargersi, proprio a stendersi in maniera così ottimale. Trovo quasi che in alcune zone sia chiazza, cioè che si stenda meglio in alcune zone rispetto ad altre. È pur vero che ho una pelle secca e che potrebbe quindi questo contribuire alla stesura, però io non credo, nel senso che comunque vado sempre ad idratarla molto molto bene prima dell'applicazione. Ad ogni modo ha un fattore di protezione 20, io sono circa alla metà, forse qualcosina in meno, e conto veramente anche questa di finirla entro l'inverno, perché essendo comunque un prodotto estivo prettamente, e essendo pur 50 ml, cioè quindi più del solito fondotinta, ho paura appunto per quanto riguarda la scadenza, anche perché non è un prodotto che costa poco, costa attorno alle 20-25 euro. E l'ultimo prodotto, Moss Player, che ho strautilizzato anche qui al fine di terminarlo, perché comunque ce n'è ormai poco e l'ho acquistato anche qui svariati anni fa, è un profumo del Play di Givenchy, che per un periodo hanno anche tolto di produzione, ora l'hanno reinserito con un nuovo packaging. Mi piace, mi è sempre piaciuto, specialmente la versione rosa, che se non erro è per altro l'eau de toilette, anzi no, l'eau de parfum, è il forer questo, e mi piace un sacco. La versione viola invece è l'eau de toilette, cambiano assolutamente come fragranza, è una delle poche fragranze assieme al Narciso Rodriguez che varia proprio come ingredienti, come inci, dall'eau de toilette all'eau de parfum. È comunque molto molto buono, floreale, devono piacervi i profumi fioriti, e bello intenso. E nulla ragazze, spero di avervi tenuto compagnia, io vi mando un bacione e al prossimo video, ciao!